laboratorio virtuale abbiamo scelto di costruire un piccolo albero, sempre con materiale di riciclo. Per questo laboratorio ci servirà un rotolo di carta, della colla vinilica, una matita, delle forbici e lo scotch. E inoltre dei fogli colorati. Quindi, per prima cosa, possiamo andare a fare dei disegni, quindi a ricreare i nostri rami. Qui vi faccio vedere un esempio veloce, che poi andremo a ritagliare. Poi possiamo andare a fare delle sagome delle nostre foglie, che anche loro andremo in seguito a tagliare. Scegliete voi la forma che preferite. E in seguito possiamo andare a fare la sagoma anche delle radici, che poi andranno attaccate nella parte finale del nostro rotolo. Per concludere possiamo disegnare dei fiori e dei frutti. Dopo che li abbiamo ritagliati, possiamo andare a ricoprire il nostro rotolo di carta igienica con un cartoncino, oppure possiamo anche colorarlo con dei colori a tempera, come preferiamo. Se lo ricopriamo con il cartoncino, quindi prendiamo un attimo le misure e poi possiamo fissarlo con lo scotch. Quindi lo fissiamo bene sul lato esterno. E adesso possiamo andare in pratica ad assemblare il nostro albero. Vi faccio vedere un esempio, quindi io ho già preparato dei rami con le foglioline che quindi andremo ad attaccare a un'estremità. Possiamo scegliere un po' le forme che preferiamo, comunque sono abbastanza fantasiosi. Quindi prendiamo della colla vinilica e possiamo attaccare i nostri rami al fusto dell'albero. In questo modo togliamo magari un po' l'eccesso di colla e facendo una leggera pressione iniziamo ad attaccare i nostri rami. Quindi sul nostro ramo possiamo andare ad attaccare tutte le nostre foglioline, ma anche i fiori e i frutti. Quindi possiamo versare un po' di colla che ci aiuterà appunto ad attaccare tutte le nostre foglie. In questo modo possiamo appaiare le foglie, possiamo metterle alternate, un po' secondo la nostra fantasia. Una volta terminato il nostro ramo, quindi possiamo continuare ad attaccarle. Bene, dopo aver attaccato tutti i nostri rami, possiamo passare alla parte inferiore dell'albero e quindi andare ad attaccare tutte le nostre radici. Possiamo scegliere il colore che preferiamo, quindi sempre usando un po' di colla. Andiamo a fare una leggera pressione. In questo modo le attacchiamo tutte di fila.
Il nostro albero ora è completato e quindi grazie a questo piccolo laboratorio sappiamo distinguere tutte le varie parti di un albero, a partire dalle radici, il fusto, i rami, le foglie, fiori e frutti. Ora, noi abbiamo creato questo piccolo albero, ma in realtà in natura ce ne sono tanti altri. Ad esempio, poi voi potete usare un po' la vostra fantasia e sbizzarrirvi a crearne davvero tanti. Questo, ad esempio, è una latifoglia, ma possiamo creare anche una conifera, ad esempio, quindi anche con tutti gli aghi e le pigne. Vi faccio vedere giusto un piccolo esempio anche delle varietà di foglie, quindi con un po' di fantasia possiamo realizzare anche diverse specie di albero. Quindi questo laboratorio è concluso e vi aspettiamo al prossimo.